Presidente, 80 anni, quali sono i numeri oggi dell'ENPA? I numeri oggi dell'ENPA sono numeri importanti. Siamo una fondazione fatta da 365.000 medici contribuenti, da 105.000 pensionati. Abbiamo una crescente componente femminile, fra la parte della parte attiva il rapporto è 200.000 maschi e 165.000 femmine. E quindi è una professione e quindi una cassa che si sta progressivamente femminilizzando, portando indietro le problematiche collegate alla famiglia, alla genitorialità. E ha dei numeri importanti in termini di sostenibilità, abbiamo 50 anni di tenuta dimostrata dalle rigorose regole Fornero. Se non entrasse più un solo euro all'ENPAM sotto forma di contributo di provento al patrimonio, per ben 13 anni potremo continuare a pagare le pensioni che abbiamo pagato l'anno precedente. Quindi appunto, stiamo facendo un'assistenza puntuale e anche un'assistenza strategica che si sta declinando nella logica di dare il bonus bebè, 1.500 euro a 700 mamme in gravidanza. Stiamo dando una polizza long term care a tutti gli under 70, e under 70 non è poco, in un sistema previdenziale. Stiamo erogando mutui per la prima casa e oggi anche per gli studi professionali, soprattutto con un evidente indirizzo per la componente giovanile della categoria. Quindi stiamo facendo tante cose positive in termini di assistenza strategica. Sempre per ritornare ai numeri, siamo un ente che oggi gestisce un patrimonio che, ribadisco, sono contributi degli iscritti che non sono stati usati per pagare le loro pensioni, ma messa a garanzia della tenuta del sistema, che è un sistema a catena, a patto intergenerazionale. Stiamo pensando di utilizzare una quota parte di questo patrimonio per sostenere il lavoro che verrà e quindi dare un futuro alle giovani generazioni, interrompendo quel concetto che si dice che insomma gli attuali o i pensionati stanno mangiando il futuro. Noi invece il futuro vorremmo renderlo positivo per le nuove leve che verranno nella professione. Un patrimonio importante, gestito in maniera molto chiara. Quindi questi sono numeri e fatti importanti che credo dia una fotografia della fondazione tranquillizzante, ma noi non ci accontentiamo. Siamo alle prese con delle sfide del futuro: la sfida dell'economia, la sfida della demografia, la sfida della digitalizzazione, che come tutti i grandi cambiamenti porta anche una componente distruttiva sul lavoro, e quindi stiamo molto attenti a prevedere le linee di questo cambiamento con interventi opportuni, tant'è vero che parliamo anche di un welfare non soltanto della tranquillità, ma anche un welfare delle opportunità, cioè un welfare generativo di valore che possa permettere poi ai professionisti di cogliere le opportunità professionali che oggi si estendono a tutta l'Europa. Presidente, riguardo il patrimonio abbiamo sentito anche nomi importanti, Amazon, Whirlpool. Ci vuole anticipare qualcos'altro? Sto facendo investimenti importanti, posso annunciarvi che per esempio nell'ambito della componente immobiliare abbiamo comprato quello che è la Rinascente di Stoccarda a 50-50 con Poste Italiane, quindi stiamo molto attenti ad investimenti che diano redditività finanziaria, ma stiamo ragionando anche su investimenti invece sul territorio nazionale che possono avere una ricaduta economica sulle nostre professioni. Per esempio stiamo valutando la possibilità di interagire con i nostri grandi player. Oggi ho parlato di Eni, ma posso parlare di Enel, nelle quali abbiamo pacchetti azionari di investimento importanti, ma cerchiamo anche delle sinergie a ricaduta positiva sull'ambiente, sul sociale, sulla crescita delle popolazioni, quindi dei ponti di civiltà, li direi, nei quali si possa prevedere uno sviluppo professionale reciproco da un lato, ma anche con una ricaduta di effetti sociali consistente e misurabile. Investimenti green si riferiva a FICO? FICO per esempio è un investimento che è un investimento simbolo, secondo me, cioè un investimento che deve simboleggiare l'esigenza di mettere al centro la grande biodiversità italiana, l'esigenza della una corretta dieta, e la dieta mediterranea lo è, l'esigenza di non sprecare il cibo, ma soprattutto il nostro obiettivo da medici e dentisti, quello di dare la preminenza alla salute. Noi riteniamo che insomma se si promuove la salute si avrà bisogno di meno sanità.